Cari amici della Resistenza, io vedo tanti video sui social che giustamente non fanno altro che osannare lo spirito patriota dei francesi che si sono ribellati contro un governo neoliberista che vuol portare, anzi che ha portato, l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Tanti italiani dicono: ci vorrebbero i francesi in Italia. Io dico: no, non ci vogliono i francesi in Italia, perché gli italiani rivoluzionari ne è piena. Perché dico questo? Vi ricordate in passato, per quanto riguarda la balla del Covid, tutte quelle repressioni che il popolo italiano ha subito, i ricatti, le angherie da parte del governo, da parte dei giornalisti, da parte degli influencer, da parte di tutto quel sistema mediatico che dava addosso ai Novax? E con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che purtroppo il popolo italiano è stato, anche nella parte più energica, nella parte più fiera, nella parte più attiva contro le menzogne di Stato e contro le angherie, hanno avuto, per loro sfortuna, degli pessimi esempi, dei pessimi influencer, forse messi lì proprio dal sistema neoliberale per dividere le masse, ma di italiani forti, cazzuti, pronti a far sentire il loro pensiero, ce ne sono stati tantissimi, solo che sono stati divisi da chi? Divisi da un paragone che ha voluto attrarre a sé tutte quelle risorse di persone che volevano combattere contro il sistema neoliberista. Sono state divise da Francesco Toscano, che ha diviso le piazze, come l'ha diviso Paragone. Sono stati divisi dalla Cunial, come sono stati divisi da Paragone Toscano. Sono stati divisi da Stefano Puzzer, come sono stati divisi Paragone Cunial Toscano. Insomma, tutti questi re della Resistenza hanno fatto di tutto per dividere le piazze. L'unico che non ha mai voluto dividere le piazze ed è stato poco ascoltato è il sottoscritto, che ha sempre detto: dobbiamo andare tutti a Roma,